Maestà, signora Presidente, signora Ministra degli Affari Esteri del Ghana, signora Commissaria, onorevoli deputati, signori ambasciatrici e ambasciatori, signore e signori, carissimi ragazzi, bambini. Appena 30 anni fa, il 20 novembre del 1989, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottava all'unanimità un nuovo trattato internazionale giuridicamente vincolante che resta oggi il più ratificato dagli Stati eh, nazionali. Questo trattato dedicato esclusivamente ai minori è inteso a riconoscerne e a tutelarne i diritti fondamentali. Dopo decenni di lotte e di pazienza, donne e uomini di contesti diversi sono finalmente riusciti a cambiare molta mentalità corrente, a superare le tradizioni, a introdurre nuove regole per garantire che i minori non siano mai più considerati proprietà dei genitori o del mondo degli adulti o di qualsiasi altra autorità, bensì esseri umani con propri diritti da rispettare e da proteggere. Il fatto che i diritti fondamentali fossero legati alla persona del minore non era un'idea scontata. Desidero pertanto rendere vivamente omaggio a tali donne e uomini lungimiranti, generosi, altruisti, senza i quali e senza le quali questa convenzione non avrebbe... Avuto luce. Profondamente turbata dall'estrema povertà che affliggeva i minori all'indomani della Prima Guerra Mondiale, la britannica Egletyn Jebb stilò nel 1924 una carta che sanciva i diritti fondamentali dei minori, carta che trasmise alla Società delle Nazioni. La Dichiarazione di Ginevra, che scaturì da tale carta, gettava pertanto le prime fondamenta giuridiche internazionali. Pur non essendo vincolante, resta comunque un documento storico cui si sarebbe richiamato il pediatra polacco Korzak durante la Seconda Guerra Mondiale per sollecitare la protezione dei minori dalle violenze della guerra. Fu il primo a invocare altresì il riconoscimento del diritto alla salute, il diritto all'istruzione, al rispetto assoluto dell'infanzia. Arrestato dalla Gestapo, morì nel campo di Treblinka nel 1942, tenendo in braccio i bambini che si era rifiutato di consegnare ai nazisti. Il suo paese, la Polonia, farà proprio questo retaggio, questo retaggio morale, proponendo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1979 di redigere un testo vincolante per gli Stati. Tale iniziativa era intesa integrare eh, sia la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 1948 che la Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959. Ci sarebbero voluti dieci anni, dieci anni di duro lavoro, per arrivare a redigere la Carta dei diritti fondamentali, specifici di tutte le persone di età inferiore ai 18 anni. Questa Convenzione, che commemoriamo oggi, 20 novembre, giornata mondiale dell'infanzia, ne è il risultato diretto. Essa costituisce da allora il pilastro universale che ribadisce che tutti i diritti sono importanti e indispensabili per il pieno sviluppo della persona e dunque del minore. Rappresenta inoltre il simbolo umanista di numerose organizzazioni che lavorano con e per i minori in tutto il mondo. È il riferimento giuridico che gli organi delle Nazioni Unite, quali l'UNICEF, il Comitato dei, sui diritti del fanciullo, che siedono oggi con noi in quest'Aula. La Convenzione costituisce infine una tabella di marcia politica per gli Stati, che ratificandola si impegnano ad attuare i relativi obblighi. E accettano di essere soggetti al controllo e alla valutazione pubblica. Essendo il primo Stato al mondo, in assoluto, ad aver ratificato la Convenzione, la Repubblica del Ghana ha dato in tal modo l'esempio, l'esempio a tutti. Ad oggi sono 197 i Paesi che, nel corso del tempo, hanno seguito l'esempio del Ghana. Maestà, Signore e signori, cari ragazzi, cari bambini, ci ritroviamo quest'oggi a celebrare con entusiasmo alcune battaglie vinte. Ci ritroviamo altresì con lucidità per le numerose battaglie che dobbiamo ancora portare avanti, tutti insieme, legislatori, esperti, personalità pubbliche, cittadini impegnati e naturalmente i minori. I dibattiti di questo pomeriggio dovrebbero permetterci di tracciare un nuovo corso per stabilire nuove priorità, per raccogliere le grandi sfide del nostro tempo che riguardano lo sviluppo e la piena realizzazione dei minori. All'epoca della mondializzazione e del digitale non è accettabile che muoiano ancora oggi più di 6 milioni di bambini di meno di 15 anni, vale a dire un bambino ogni 5 secondi. La maggior parte dei bambini sotto i 5 anni muore per cause evitabili. Secondo le stime, se non interveniamo rapidamente, più di 55 milioni di bambini di età inferiore ai 5 anni, la metà dei quali neonati perderanno la vita entro il 2030. Non è concepibile che più di 152 milioni di bambini siano privati della loro infanzia, siano privati dell'istruzione, perché lavorano in laboratori, piantagioni, miniere, senza parlare di quanti subiscono. Le peggiori forme di sfruttamento, come la schiavitù, la prostituzione, l'arruolamento come soldati in molte guerre che si stanno sviluppando anche in questo momento. Il mese scorso le Nazioni Unite allertavano gli Stati riguardo alla situazione dei bambini privati di libertà. Sono più di un milione e mezzo dietro le sbarre, reclusi, nella maggior parte dei casi senza contatti con il mondo esterno. Sono cifre spaventose, agghiaccianti, che corrispondono ad altrettanti sorrisi rubati all'innocenza. Cogliamo l'opportunità che ci viene offerta dalla nuova legislatura europea per elaborare insieme proposte concrete e definire obiettivi chiari per i prossimi cinque anni. Il Parlamento sta peraltro lavorando a una nuova risoluzione che sarà votata la prossima settimana e che potrà quindi fare tesoro anche delle vostre discussioni. Mi preme rendere omaggio in questa sede all'impegno della Presidente eletta, la signora Ursula von der Leyen di fare della protezione, dei minori, della protezione dei diritti dei minori una delle sue priorità politiche alla quale, ne sono certo, il Parlamento europeo offrirà il suo pieno sostegno. Questa conferenza dovrà essere considerata, d'altro canto, come un importante contributo alla strategia sui diritti dei minori che sarà... Proposta dalla commissaria designata per la democrazia e la demografia, signora Suiza, e che ci auguriamo sia presentata molto presto al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo ha invitato in maniera sistematica a promuovere e tutelare i diritti del bambino attraverso la politica estera dell'Unione europea e ha chiesto molto spesso alla Commissione di proporre strategie e piani di azione per conseguire tali obiettivi. Inoltre, negli ultimi due anni, il Parlamento europeo si è anche impegnato maggiormente nella promozione e nella protezione dei diritti del bambino, de designando una coordinatrice per i diritti dei minori. Una vicepresidente del Parlamento europeo, l'onorevole Kopacz. In, quest, in, que, in quanto presidente del Parlamento, concordo con l'UNICEF sul fatto che i diritti del bambino siano strettamente legati alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Occorre adoperarsi in modo particolare per porre fine agli abusi e allo sfruttamento dei minori nonché alla violenza nei loro confronti, per garantire l'eliminazione della povertà come anche il miglioramento dell'istruzione, l'accesso a una buona nutrizione e ai servizi sanitari. Ringrazio quindi i partecipanti al panel di aver accettato di condividere con noi la loro esperienza, il loro impegno, la loro visione di un futuro giusto e degno delle nuove generazioni. E poiché ci sembrava importante che la voce dei principali interessati risuonasse anch'essa in questo emiciclo, lasciatemi ringraziare in modo particolare l'onorevole eh, Bereket, Sioda, Maria, Rania, Akrat. Incoraggio tutti i bambini presenti a intervenire oggi in questo emiciclo ma anche ogni volta che avranno l'occasione di farlo. Questa è la vostra casa. Questo diritto all'espressione, alla partecipazione è iscritto nella Convenzione. Utilizzatelo, come numerosi di, di voi fanno in difesa del clima. E noi adulti abbiamo dal nostro canto l'obbligo morale, giuridico, politico di ascoltarvi. Per concludere a nome di tutti i numerosi partecipanti qui presenti, mi permetta, Maestà, di dirle che è un grande onore riceverla nella casa dei cittadini europei, di esprimerle la nostra profonda riconoscenza per il suo impegno, un impegno instancabile che lei presta da molti anni al servizio della causa dei bambini. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro buon lavoro. Prego, Maestà. Excellent.